qui una domanda invece su un attacco magari strumentale che lei ha ricevuto ieri dopo quanto accaduto in consiglio comunale, questo mancato appoggio per meglio dire insomma i forzi dell'ordine, lei cosa risponde? Sì, però io devo dire la verità che sono 15 giorni che diciamo sempre la stessa cosa. Poi se c'è qualcuno che non vuol capire non sappiamo più come dirlo, possiamo dire in inglese, in arabo, in francese, in napoletano. Noi, Luigi De Magistris, la sua giunta, tutti noi siamo contro ogni forma di violenza fisica, morale, psicologica e istituzionale. Daremo sempre la solidarietà a tutte le vittime di violenza. Napoli è parte lesa in questa vicenda. Se non ci fosse stata la provocazione di Salvini, tutto questo non sarebbe accaduto. Ieri si discuteva una delibera su Napoli città di pace e qualcuno, volendo strumentalizzare le forze dell'ordine, la manifestazione, tutto quello che era accaduto per fatti politicamente contingenti, voleva inserire ordini del giorno su una delibera città di pace che riguarda il DNA di questa città, che vuole sempre essere di più città di pace e di giustizia, tanto da metterlo nel suo statuto. Infilare la vicenda di Salvini su una questione così importante era una strumentalizzazione politica ed è per questo che noi abbiamo detto no agli ordini del giorno. Chi sta strumentalizzando lo fa in malafede perché vuole colpire la città di Napoli e quindi per me, come dire, lo sta facendo e fa da pandanda a Salvini, sono praticamente la stessa cosa. Chi fa strumentalizzazione mediatica in questo modo, chi lo fa in modo politico. Le nostre parole sono nette, nettissime e chiare. Andatevi a vedere tutte le interviste, quindi io la chiuderei qua. Solidarietà a tutte le vittime di violenza, no alla violenza sempre, no alle strumentalizzazioni, sì Napoli città di pace, no a Salvini sul piano politico, ed è stato, come dire, Salvini che da un punto di vista politico ha tentato profondamente di ledere l'immagine della nostra città.